Qualcosa è stato fatto sul fronte dell'abbattimento delle barriere architettoniche a Campobasso per garantire a tutti, anche a chi ha difficoltà di muoversi liberamente e accedere nei luoghi pubblici e privati, alle attività commerciali, ma ancora molto va fatto. Il gruppo consiliare Democrazia Popolare a Palazzo San Giorgio ha presentato il progetto integrato ABA, appunto abbattimento barriere architettoniche, con una richiesta specifica, come ha spiegato Maria Laura Cancellario. Nella mattinata odierna abbiamo provveduto a protocollare una richiesta al sindaco, agli assessori e al Presidente del Consiglio. In questa richiesta chiediamo di predisporre un capitolo di bilancio nel prossimo bilancio di previsione che possa prevedere un contributo proprio per le attività commerciali che vogliano provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche, quindi sia una possibilità sia di accessibilità che mobilità interna da parte del diversamente abile. Precisiamo subito che esiste già un regolamento nel Comune di Campobasso che è stato approvato nel 2008 con una delibera di Consiglio Comunale, pertanto il regolamento già c'è, però non è mai stato dato seguito poi alla concretizzazione di questo regolamento, per cui riteniamo fondamentale e indispensabile che si proceda immediatamente alla costituzione di questo capitolo apposito di bilancio. Obiettivo è diffondere a tutti i livelli una cultura orientata a eliminare il più possibile gli ostacoli in città per garantire a tutti libertà di movimento e accesso. Ecco il perché della richiesta, un segno di grande civiltà, ha detto il consigliere Francesco Pilone. L'istituzione di un bando al quale possono partecipare tutti gli esercizi commerciali del centro murattiano, del centro storico, così come stabilito dal regolamento edilizio della città di Campobasso. Si tratta di un finanziamento che può arrivare a un massimo al 60% e comunque non superiore a 3.000 euro. Noi l'abbiamo chiamato progetto integrato perché integra una serie di servizi, da quello sociale per l'impatto appunto di natura proprio di attenzione alle politiche sociali, visto che parliamo di disabilità, ma allo stesso tempo anche nei confronti del commercio, nei confronti anche della mobilità, dei trasporti.